Attacco e difesa, concetti fondamentali di ogni conflitto. Già ci siamo occupati, con un video apposito, di come i due poli di questa relazione si confondano, rendendo impossibile capire chi sia l'uno e chi sia l'altro. Ad aggiungere ambiguità c'è poi il problema della loro estensione. Fin dove può spingersi un'azione difensiva affinché non venga considerata attacco? La polemologia, lo studio della guerra e dei fenomeni sociali associati, dal greco polemos, ha sviluppato il concetto di guerra preventiva, un attacco capace di sventare una minaccia che appare inevitabile. Per gli analisti, il paradigma resta il caso Caroline del 1837, dal nome della nave con cui i soldati statunitensi aiutarono in funzione antibritannica un gruppo di ribelli canadesi, finendo con l'occupare un'isola disabitata sul fiume Niagara, collocata sul cosiddetto confine naturale fra Canada e America del Nord. Durante l'attacco persero la vita diversi ribelli canadesi e un soldato americano. 3 anni più tardi venne arrestato a New York il cittadino britannico Alexander MacLeod con l'imputazione di omicidio e incendio, proprio in relazione alla distruzione della Caroline. Il fermo causò l'immediata reazione della corona britannica e la disputa divenne, suo malgrado, un dibattito sul concetto di attacco preventivo, fino alla definizione del segretario di Stato USA, l'avvocato Daniel Webster, già noto per la difesa degli armatori del New England. Una definizione che ancora oggi fa scuola. Secondo Webster, un'azione preventiva o reazione, che dir si voglia, deve essere, citiamo, istantanea, travolgente, non lasciare alcuna scelta dei mezzi e nessun momento di deliberazione. Il primo teorico dell'idea di attacco preventivo fu però il giurista del Terzo Reich, Carl Schmitt, che diede copertura teorica all'invasione tedesca della Polonia, intendendola come mezzo difensivo nei confronti della minaccia bolscevica. Il filosofo Leo Strauss, che di Schmitt fu allievo e che sarà il grande ispiratore della destra americana che assumerà ruoli di comando nei primi anni 2000, farà largo uso dell'idea. Sarà però il giurista Abraham David Sofer a individuare i 4 criteri che giustificano la prevenzione bellica: la natura e l'entità della minaccia coinvolti, la probabilità che la minaccia si concretizzi a meno che non venga presa un'azione preventiva, la disponibilità e l'esaurimento delle alternative a usare la forza. Infine, se l'uso della forza preventiva è coerente o meno con i termini e le finalità della Carta delle Nazioni Unite e di altri accordi internazionali applicabili. Esempio plastico di un attacco preventivo resta a tutt'oggi l'attacco israeliano all'aviazione egiziana che diede inizio alla Guerra dei 6 giorni nel 1967. Dopo la chiusura da parte del presidente Nasser degli stretti di Teheran, da cui dipende l'accesso al porto israeliano di Eilat, Tel Aviv fece partire un'offensiva che letteralmente annientò l'aviazione egiziana quando si trovava ancora a terra. Nel giro di poche ore, 450 aerei delle aeronautiche egiziane, giordane e siriane, che con il Cairo avevano firmato un patto di mutuo soccorso, furono distrutti, assieme al danneggiamento di 18 basi aeree in Egitto, compromettendo le capacità difensive aeree egiziane per l'intera durata della guerra. È considerato uno degli attacchi aerei di maggior successo della storia militare. Come si vede da questi pochi esempi, il concetto è assai scivoloso e si presta a diverse interpretazioni delle idee di attacco e difesa. Anche nel conflitto russo-ucraino, apertosi nel febbraio 2022, non sono mancate le sue applicazioni.
Se Vladimir Putin ha definito l'invasione una difesa verso l'attacco operato dalla NATO, che dal 1991 in poi si è sempre più espansa verso il territorio russo, contravvenendo a quanto pattuito dopo il crollo dell'Unione Sovietica, naturalmente questa è la versione russa, l'Ucraina ha chiesto insistentemente ai supporters occidentali di poter attaccare il territorio russo, sempre in ottica difensiva e preventiva. Attacco e difesa, concetti che si compenetrano, il limite fra i due non pare avere nulla di naturale o predefinito. L'uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono, di quelle che non sono in quanto non sono, diceva il sofista Protagora. La verità, insomma, ha un valore pratico, dipende da ciò che serve affermare in un dato momento.